Siamo 10-11 maggio a Villa della D'Angri, una location stupenda messa a disposizione dall'Università degli Studi Partenope per parlare di innovazione. Sono due giornate che avranno 33 eventi in 4 sessioni contemporanee, sessioni sia mattina che pomeriggio. Parleremo veramente di tanti argomenti, dalla space economy, le tecnologie quantistiche, l'intelligenza artificiale, l'economia circolare chiaramente e tantissime iniziative. Ovviamente non poteva mancare l'attenzione a tutti quelli che sono gli strumenti e gli incentivi a supporto dell'innovazione e della ricerca e del trasferimento tecnologico, per cui presenteremo alle imprese appunto le nuove opportunità accessibili per appunto finanziare la ricerca e il trasferimento tecnologico. È un'iniziativa soprattutto che vuole valorizzare il confronto tra la ricerca e l'impresa, vuole costruire e incentivare proprio la coprogettazione di soluzioni innovative che facciamo da sempre con il supporto della Regione Campania, assessorato alla ricerca, innovazione e startup, che sostiene l'iniziativa ma appunto partecipa attivamente nella costruzione dei panel di questa edizione come per le passate. Oggi 10 maggio abbiamo cominciato una sessione sulla space economy, in particolare su quelli che sono gli strumenti appunto offerti nell'ambito della space economy, una sessione curata appunto dalla Regione Campania. Proseguiremo invece con il premio. Ci tengo particolarmente perché è un'iniziativa che ci vede coinvolti in prima persona. Noi siamo alla quinta edizione dell'Innovation Village Award, un premio su innovazione e sostenibilità che facciamo da 5 anni con l'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, con l'Enea e con tantissimi partner che ci sostengono, che sostengono il premio. Al premio possono partecipare tutti, sono escluse solo le grandi imprese, e l'obiettivo è valorizzare le esperienze di innovazione che intercettano gli obiettivi di sviluppo sostenibile. Quindi cerchiamo di dare il nostro piccolo contributo a quello che è il raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Agenda ONU 2030. Abbiamo avuto tante soddisfazioni, l'anno scorso 221 progetti, e quindi la nostra ambizione è quella di bissare questo risultato e appunto quindi invito veramente tutti a consultare il nostro sito. Nella sezione dedicata al premio c'è la call, lì sono rubricati tutti i premi che al momento sono stati definiti, ma anche in questo caso contiamo diciamo di imbarcare altri partner appunto nel premio, e appunto è un'occasione importante di entrare in una rete di networking allargata che riguarda non solo il territorio campano, riguarda tutta l'Italia. Ci sono progetti appunto e premi sia in denaro che in servizi, in attività di consulenza messe a disposizione da tanti soggetti, in particolare appunto il distretto aerospaziale, Flex Packaging, che lavorerà nello specifico per cercare una soluzione per un packaging sostenibile, Optima Italia, che appunto non solo è main sponsor ma farà anche un premio specifico sull'efficientamento energetico, Donne 4.0, l'associazione che invece vuole premiare tutti i progetti che hanno un'attenzione in particolare per il superamento del gender gap, l'Ordine degli Ingegneri che da sempre è il nostro partner, insomma veramente tanti. Vi invito, potrei averne dimenticato qualcuno, vi invito diciamo a guardare il nostro sito, però la giornata appunto continua, oggi pomeriggio tantissimi altri eventi, oggi in particolare 10 maggio una finestra su tutte quelle che sono le innovazioni in agritech, quindi parleremo molto diciamo della filiera agroindustriale con vari tavoli di lavoro, oggi pomeriggio poi in particolare i biomateriali. Questa è un'altra cosa a cui tengo particolarmente perché è il progetto diciamo che ci vede impegnati anche come azienda in prima persona, che è il progetto Biologic, che è appunto un laboratorio di ricerca che lavora sui biomateriali, una nuova
concezione della produzione non basata più, diciamo, su materie prime che si consumano, ma proprio generativa, quindi batteri che crescono e producono. Quindi veramente un'iniziativa molto interessante, ma anche intelligenza artificiale, tecnologie quantistiche, devo dire un programma ricchissimo.